trovati a tutti. La prima conferenza stampa di un'associazione che oggi nasce o rinasce, come vogliamo dirla. Intanto subito voglio ringraziare la Barcarola, voglio ringraziare Carlo Mancini, che gli faccio un applauso perché sia Carlo Mancini, la Barcarola e quello che rappresenta in questa città è stato sempre molto, molto attento e molto sensibile a condividere con me questa conferenza stampa. Vedete, la scelta della Barcarola non è una scelta a caso, perché in questo ristorante, in questo luogo, negli anni è passata tanta o quasi tutta la politica livornese. Al di là della qualità di un ristorante rinomato, tante volte la politica passava da questi tavoli, una politica senza particolari distinzioni ideologiche o di partito. E infatti anche in questa situazione io vorrei salutare Carlo Beppe Mancini, il babbo di Carlo, che oggi ha lasciato a Carlo questa eredità. E quindi stavamo pensando dove fare questa presentazione di inizio, io ho subito detto bisogna partire dalla nostra storia, perlomeno dalla storia di confronto e da quella che io oggi ho ereditato. E la Barcarola rappresentava in pieno questa storia, una storia che ci serve per l'insegnamento, per poter fare cose nuove. Tra l'altro, tra le persone che vedo qui presenti a questa conferenza stampa vedo anche Rita Franchi, la dottoressa Franchi, che ringrazio di essere presente perché comunque anche per me è emozionante. Io sono abbastanza abituato a fare parlare in pubblico altro, però dei validissimi, anzi delle belle persone intorno a me, compagni di squadra, presento l'eredità di un'associazione così importante. Intanto, prima di dirvi perché mi sento in grado di ereditarla, vi voglio presentare i fondatori di questa nuova confronto, questa associazione, che sono anche poi il primo consiglio direttivo, che sono Elisa Andorlini, Buongiorno. una giovane e coraggiosissima imprenditrice che lavora in Piazza 20 Settembre. Poi partiamo da sinistra, continuiamo sulla sinistra, Gianni Schiavon, che è anche un amico, come anche con Elisa, storico dell'arte, la rivelazione di queste ultime amministrazioni e tornata elettorale, un compagno di viaggio che già da un po' di tempo era con l'associazione Confronto, siamo diventati amici, abbiamo condiviso tutto, che ringrazio di Grazie essere partito anche con me. Alla mia destra una bella e nuova conoscenza che è il dottor Cherini Enrico, psicologo terapeuta e a terapeuta, te. che ho conosciuto durante questa campagna elettorale, cioè lo conoscevo naturalmente di fama perché è molto conosciuto a Livorno ed è stata veramente una bella sorpresa, una persona di livello e che mi onora, come mi onorano anche tutte le altre persone in questo tavolo, di condividere con me un percorso molto coraggioso e molto impegnativo. Quindi ti ringrazio anche te, Enrico. Il più schivo è il nostro Enrico Costalli, un manager della comunicazione, una persona che ha nell'arte, nella cultura, nella comunicazione molte, molte, molte attività ed è stata, già Enrico lo conoscevo da tempo. Enrico si è avvicinato a me un anno e mezzo fa, dopo che feci il video, che feci un video alle 8 di mattina, morto di freddo, alle baracchine sul lungomare. Enrico mi chiamò, disse Pasquale mi sei piaciuto e tutto, e da lì abbiamo incominciato a rifrequentarci. Ero in bagno. Ah, beh, era in bagno, quindi in bagno ci si riflette meglio, voglio dire, in bagno è il momento proprio di Certo. fare ed è un'altra persona di grande qualità che ringrazio per questa apertezza. Quindi dico brevemente, perché poi farò parlare anche gli altri, io oggi giusto un pezzettino iniziale. Oggi mi sento come Pasquale Lamberti in grado di poter portare avanti quello che ha fatto una persona importante sia per me che per la città, che mio padre Gianfranco Lamberti.
sento oggi in grado perché personalmente, soprattutto negli ultimi anni, sono stato al centro di tantissime situazioni di questa città che io ho affrontato sempre in maniera molto trasparente, molto diretta, molto dalla parte dei livornesi, non dalla mia parte. E quindi pensavo anche di partecipare sinceramente a questa tornata elettorale. Mi ero costruito un percorso politico dopo, sia durante il congresso del PD al quale ho partecipato come candidato a segreteria e come anche capo dell'opposizione eletta regolarmente, mi ero costruito nella mia mente, perché bisogna sempre guardare avanti, come negli scacchi, bisogna sempre guardare quello che succede dopo, un percorso politico durante queste amministrative. Non ci siamo trovati, diciamo così, con quella parte che io avevo condiviso all'interno del Partito Democratico, che era poi diventato il primo polo. Non hanno ritenuto opportuna la mia presenza, non è un problema. Quindi, cosa ho pensato? Come si può essere utili non a noi, non a me stesso, ma agli altri? E allora sono rimasto in disparte. E poi, così vi anticipo subito quello che ho visto, il percorso politico che mi sembrava più consono e quindi anche da sostenere dal punto di vista della presenza o anche dando anche persone che potessero aiutare, era un percorso civico che si è trasformato con la candidatura di Alessandro Guarducci che saluto, con delle persone che infatti hanno condiviso che cosa? Questo percorso, questa soluzione livornese civica, moderata e soprattutto basandosi su cosa? Sugli argomenti, perché naturalmente ci univano delle battaglie che, non come alcune liste che sono nate a sostegno dell'attuale amministrazione riconfermata, cioè che nascono da battaglie di anni, quindi la questione del Parco Pertini, la questione soprattutto della distruzione e rifacimento, la famosa Palla Diana, dove poi il nostro Gianni Schiavon ha dato il meglio di sé, anzi ha dato il là con l'esposto insieme ad altri validissimi professionisti che hanno fatto questo esposto. E quindi sugli argomenti c'era la possibilità di provare a cambiare con questo civismo moderato del centro. Quindi io oggi mi presento qui fresco, pulito, vergine, ma molto determinato e molto pulito. Sento l'eredità di poterla prendere in che modo? Io non sarò mai, né aspiro a essere come mio padre, e guardo Rita Franchi, guardo anche Danilo Verticelli, una persona di grandissimo valore che era nel primo confronto del 2009 di un'associazione di elevata qualità proprio. Non voglio essere come lui, non posso essere come lui, non mi chiedete di essere come lui. Io porterò avanti però quello che mi ha lasciato, quindi mi ha lasciato un bagaglio gigantesco di conoscenza della città, un bagaglio gigantesco di conoscenza di fatti, persone e cose, più belle e meno belle. Mi ha lasciato un modo di intendere la politica fatta. Lui era più bravo perché riusciva a essere chiaramente anche più diplomatico e più, ma era un altro mondo. Quindi, però, una politica che è poi la mia impostazione, guardarla sempre dalla parte dei livornesi e quindi pensarla, dire questa è una cosa che va bene. Ciao Francesca, ai livornesi, questa è una cosa utile per la città. E questa è l'impostazione da cui parte l'associazione Confronto. Le battaglie che io ho portato avanti, ho fatto negli anni precedenti e che continueranno comunque, nascono da questa impostazione. Cioè io, Pasquale, che ho condiviso con tutte queste persone che mi stanno a fianco, non abbiamo interessi personali specifici, diretti. Cioè non lo stiamo facendo perché puntiamo, non so, a fare l'assessore ai lavori pubblici. Non puntiamo a fare l'assessore al commercio. Noi puntiamo a dare un contributo alla città che sia un contributo libero. Cioè questa sarà un'associazione che non avrà un pregiudizio nei confronti di nessuno. È chiaro che se siamo qui non siamo contenti di quello che oggi è la città di Livorno. Chiaramente siamo qui perché quando io parlo, ogni tanto, scusatemi se parlo in prima persona, parlo A nome di inizialmente a tutti. nome di tutti, non è la città che noi ci immaginavamo oggi. E quindi qual è il contributo? È, diciamo così, oggi, diciamo così, un'opposizione per,
non un'opposizione Non contro, partendo da nessun pregiudizio. Se noi diciamo, noi diremo, faremo qualche critica, che, e qui guardo anche l'ingegner Marchetti, col quale ho condiviso anche molte, molte battute e molte critiche durante sui social, durante questa campagna elettorale, perché la critica costruttiva a chi ci amministra è un grandissimo atto d'amore verso la propria città. Non è una lesa maestà che se critichi ti devi subito bollare se quello ti dice sei di destra, con l'accezione più brutta dell'essere di destra. Quindi o sei qualcosa che lo fai perché, boh, io mi sono ritrovato in un terribile, terrificante, insieme a Elisa Orlandini, che era con me in un circolo del PD, insieme al padre che saluto, a Roberto che saluto, siccome la penso diversa, io sono di destra, giusto, ti ricordi? Addirittura, addirittura io, siccome in consiglio comunale, quando lo seguivo, mi mettevo sulla destra, cioè sulla destra, mi mettevo fisicamente dietro i consiglieri di destra, io ero di destra, non ero dalla parte dei miei. Io ho sempre risposto semplicemente, uno, ai miei vi voglio guardare in faccia, perché se, diciamo così, gli avversari politici dichiarati non c'è bisogno che li guardi in faccia, gli amici sì, soprattutto se sono del PD. Quindi, io ho detto, vi ho sempre voluto guardare in faccia quando parlate, però il livello è questo, capito? Quindi il livello è questo. Noi saremo un'associazione che darà il contributo puntuale, determinato, spietato alla città. Cioè tutti gli argomenti che tratteremo diremo sempre, se le cose non tornano, noi avremo fatto in una maniera diversa. Se invece capiterà che questa amministrazione farà qualcosa di buono, di valido, saremo i primi a dire bravi, bene. Io vi faccio un esempio semplice, cioè della manutenzione di impianti sportivi, che sono tutti fuori norma. Giusto? Quindi anche sfortunato in questo. Cosa dico? Perché dico io seguo quello che dice l'allenatore, mettere in bocca su tutto? Perché è un palazzetto sfatto. È un palazzetto che ha ancora, questo ora vi sfido a fare questa prova, un chiodo messo col trapano. 2 anni fa lo mettemmo io, ero visto la mia leggerezza di peso, poi Certo. cercherò di perdere un po' di pancia. Manolo Burgalassi, Manolo possibile. Burgalassi, io insieme a Della Noce, che eravamo dirigenti Sì. della PL, a tenere la lastra del parquet Fuori giù, perché in un intelligentissimo intervento dell'amministrazione comunale, che era quello di pulire le cose intorno al parquet, cosa fecero? Quello che non si fa intorno al parquet, si usa il sapone. Quindi usarono il sapone andrò dentro il parquet e durante la partita, se vi ricordate bene chi è di voi del basket, saltarono tre, come si chiamano, Cristelli, lastre? lastri Cristelli. Qui bisogna essere precisi, qui bisogna essere precisi in questo tavolo, quindi saltarono. E Manolo Burgalassi, quindi una partita di cartello di Serie B, con il trapano e il chiodo, chiedendo a noi più fisici di tenere giù la lastra, c'è tuttora il chiodo. Quindi c'è tuttora il chiodo, ci sono tuttora visto che Enrico Costalli mi ricorda le esigenze fisiche, ci sono ancora i bagni turchi, cosa che non esistono più in Italia, quindi non esistono ancora i bagni turchi, quindi ci sono tutta una serie di cose, ci sono i canestri vecchi, quindi tutta una serie di cose che io ti dirò, adeguiamo la città a quello che ci meritiamo noi livornesi, a quello che dobbiamo essere. Io ho fatto l'esempio ora del basket, ma potrei parlare anche del calcio. Quindi, 5 anni fa eravamo in Serie B contestando un presidente che comunque era ultimo in Serie B, e oggi ci troviamo a lottare in campi ignobili senza un futuro particolarmente importante. Non siamo riusciti a vincere in 5 anni neanche un campionato. L'unico che abbiamo vinto lo abbiamo vinto attraverso un giudice, perché nel mondo del calcio le pappette ci sono da che mondo è mondo. Abbiamo avuto la fortuna che quelli insomma, quella squadra non riuscì nemmeno a farla pulita, se vi ricordate, si facevano gol da soli. Ecco, quindi nel calcio si può fare anche in maniera migliore di questa Quindi amministrazione. Questa associazione cercherà in tutti i modi di far riappassionare o perlomeno di avere un giudizio moderatamente positivo della politica a quel 50% di livornesi che non ha ritenuto opportuno andare al voto. E quando c'è un livornese su due che non si sente rappresentato durante un'elezione amministrativa, è tremendo. Quando un livornese su due rimane a casa, vuol dire che si è rotto
fatto un patto istituzionale tra il cittadino e le istituzioni. Ed è una sconfitta per chi amministra, ma è una sconfitta per tutta noi, per tutta la nostra città. Tra l'altro, perché siamo coraggiosi? Perché affrontare una elezione che ti dice un livornese su due non vado a votare e non mi piace nessuno, ma nell'altra metà, c'è una metà che si divide in un voto, ma un'altra che dice, ci sono per dire 8.000 livornesi di destra che decidono di votare l'attuale amministrazione, è qualcosa di eccezionale, qualcosa che deve far riflettere molto, ma è qualcosa che non torna comunque in questa città. È qualcosa che non torna. E quindi sapere che oggi siamo amministrati legittimamente da un'amministrazione che ha vinto un'elezione legittimamente, ma che te trovi due livornesi su 10 che ti hanno votato, gli altri 8, 5 non sono andati a votare, e quegli altri 3, uno ha litigato con se stesso e vota a destra e poi a sinistra. Gli altri hanno un risultato che purtroppo è stato per loro purtroppo deludente, quindi non sono stati i risultati una sinistra Desiderati. alternativa. Vuol dire che c'è un problema in questa città. C'è un problema di rappresentanza, c'è un problema di noi livornesi che abbiamo detto che la politica fino ad oggi fatta è una politica che non ci piace. E ripeto, e quindi poi mi taccio e faccio anche salutarvi dai miei compagni di squadra, quando ci sono la metà dei livornesi che lasciano, che è tremenda questa cosa, non andando a votare, lasciano la decisione al posto loro di altri, di quello che succederà, è una cosa tremenda che è inaccettabile. Concludo dicendo, è un'associazione che siamo già strutturati, non siamo uno spot elettorale, cioè ora io insieme agli altri abbiamo deciso di partire con l'inizio dell'estate e non di aspettare settembre. Abbiamo una sede fisica che ora stiamo ultimando le cose burocratiche, ci registreremo come associazione, abbiamo uno statuto ereditato dal confronto, quindi abbiamo il nostro statuto, abbiamo il nostro tesseramento, siamo già attivi da qualche giorno con la nostra pagina social, abbiamo un indirizzo mail su qualcuno, se qualcuno si volesse anche avvicinare o altro. Quello che vi dico, Ai i miei miei oggi compagni di squadra, perché ho riscontrato tanto sostegno da tante parti della società livornese. Quindi sostegno di persone anche ereditate dalla stima che aveva mio padre. Quindi sto parlando alla comunità ebraica, sto parlando anche a persone molto importanti, attive sul nostro porto, che è un'altra situazione difficile, dove questa amministrazione, tra l'altro, è inesistente come peso politico nelle vicende del nostro porto, anche in questa quasi guerra che sta nascendo sulle nostre banchine, perché è una politica debole, perché è un'amministrazione debole. C'è un grande sostegno, cioè oggi noi siamo qui perché fortunatamente abbiamo una squadra di non coetanei, ma quasi, perché abbiamo persone molto giovani. Io, tra l'altro, che inizialmente sarò il presidente, sono il più anziano del tavolo. Voi direte 43 anni? No, ne ho 51, quindi sono 73, sono il più anziano del tavolo. Quindi, e quindi è una generazione che ha voglia di dare un contributo a questa città. Siccome mi piacerebbe dire mille cose, metteremo bocca su tutto. Io questo vi avviso a tutti, metteremo bocca su tutto. Abbiamo una preparazione di argomenti che ognuno porta in dote, giusto? Che daremo sempre su tutto il nostro contributo. Ora davanti, tra l'altro, ho anche un amico di una fede sportiva diversa, cestistica, e per dirvi, sempre per anche il buttarla. fianco ce l'hai diverso. È vero, non sono poco messo benissimo da un punto di vista del basket, però ti dico, per esempio, questo per dare anche argomenti un po' più semplici, un po' più orecchiabili, anche se noi non saremo mai un'associazione della ribotta, viva il 5-5 e basta, l'allenatore campione della Serie B, Andreazza, nelle sue dichiarazioni di festeggiamento poteva dire un milione di cose, giusto?
Cosa dice durante l'intervista e del Tirreno questa Luca Balestra? Dice: io spero che la città si adegui al livello che merita come struttura sportiva, al livello che merita la promozione e merita la città. Perché io sono stato zitto perché sennò facevo il solito grillo parlante, ma la sfortuna di Mirabelli è che gli hanno dato, oltre che i lavori pubblici, che poi tra l'altro è una cosa che qui c'è persone più anziane di noi, non si è mai visto lo spacchettamento nell'urbanistica tra i lavori pubblici e il resto. Gli hanno dovuto trovare qualcosa. Ma intanto avrà il tutor, che è la Viviani. Tutor, avrà il tutor. Ma gli hanno dato anche tutto, parleremo di Porto. Ora mi ripeto perché saluto il console Fancello che è venuto a salutarci. E, come avevo detto precedentemente, un'amministrazione che purtroppo non ha il peso che dovrebbe avere in una situazione così complicata che purtroppo è scoppiata nel nostro porto, sulle nostre banchine. E, niente, daremo una ventata di determinazione, di qualità nella critica, presentissimi, faremo nel tempo, organizzeremo incontri, organizzeremo convegni e ci rapporteremo tutti con tutti. Saluti con Gabriele, saluti con Angela Camacelloni. E non voglio spoilerare con noi niente. questo percorso di aiuto alla città con delle critiche costruttive se c'è bisogno, ma anche un sostegno di giubilo se qualcuno fa qualcosa di buono. Sempre per l'ennesima conclusione, non possiamo essere la città dove la festa e la ribotta deve essere un tratto distintivo. Questo cosa vuol dire? Che le feste sono necessarie, perché non è questione che non è necessario fare la festa. Però non può essere solo la festa, giusto? La festa, quel tipo di qualità di festa, il tratto distintivo per dire a Livorno va tutto bene. Non funziona così, ci devono essere proposte anche culturali diverse. E soprattutto, questo ve lo dico perché lo diranno anche i miei compagni, saremo spietati, spietati nell'attenzione, nello studio, nella denuncia del flusso dei soldi pubblici che questa amministrazione toccherà. Saremo spietati, cioè diciamo che il Lem o gioca da Real Madrid il Lem oppure passerà dei guai. Ogni soldo pubblico che sarà speso, qui ci sono le capacità e le competenze per studiare questo flusso e chiedere chi prende cosa. Durante la campagna elettorale Gianni Schiavon si è lanciato nel mezzo al regno impunito di Strasburgo o Strasborso, giusto come ha detto il nostro comunicatore, e ha chiesto semplicemente, al di là che ognuno gli può piacere, non gli può piacere, ma ragazzi ci mancherebbe, è tutto. Tanto gratis non è niente perché lo stiamo pagando noi. Ma ha chiesto Gianni Schiavone, poi lo spiegherà anche lui, mi fate la spunta di 180.000 euro a chi sono andati? Non si è potuto sapere. Questo sarà il principio, anche una delle tante cose che farà confronto, che quando vengono spesi soldi pubblici si chiederà conto di quanti ne spendi, a chi vanno e come le spendi. Giusto? Quindi questa è la cosa. Ora lascio la parola. Grazie, voglio ringraziare Pasquale e i compagni che ho conosciuto attraverso la lista di Guarducci. E è un piacere e un onore poter far parte del nuovo progetto di confronto e spero, nel mio piccolo di poter portare comunque tutta la voce dei commercianti, delle piazze minori e di tutto ciò che ne deriva affinché ci possa essere un miglioramento della situazione, perché ora il centro città è in pieno degrado, fa male vedere tutte le saracinesche chiuse. Fa male vedere anche tante persone che non hanno più centri di aggregamento, non possono più star fuori serenamente e sicuramente. Quindi attraverso Pasquale e gli altri colleghi vorrei poter portare questa voce poi all'attenzione. Dell'amministrazione della città. Tra Esatto. l'altra L'ultima cosa. cosa, Elisa, se mi permetti, visto che abbiamo Assolutamente. condiviso con te in maniera molto coraggiosa e stoica l'esperienza del Partito Democratico,
la politica che non ci piace, e questo lo rivolgo perché io sono comunque, avete davanti a voi un pezzo di storia. Sono l'unico espulso in 80 anni dal Partito Democratico per il reato d'opinione, quindi mi permettete? È un applauso. Vi ringrazio. Quindi vi ringrazio. Non è poco. Allora, no, perché visto che ci siamo, ce le dobbiamo dire per farvi capire, una che ha due segretari di partito in giunta. No, se non era mai successo. Cioè, quindi cosa vuol dire? Cioè, che è quello che poi abbiamo denunciato, c'è Massimo Andorlini, c'è Roberto, c'è Paolo, che abbiamo denunciato, era quello che era la deriva di un piccolo comitato di dirigenti di un partito senza iscritti, di un partito importante solo nelle urne, ma che non ha iscritti, non ha partecipazione, è un gruppo dirigente e basta. E quello che abbiamo provato a dire da una cosa che si sa nel partito da 2 anni, che il segretario Mirabelli, invece di lavorare come dovrebbe fare un segretario del partito, di un partito che è importante, perché il PD io lo ritengo sempre casa mia. Io il PD lo riterrò sempre casa mia. Io la prima tessera l'ho avuta a 17 anni, e tra l'altro me l'ha fatta uno che poi mi ha espulso, che è Jacopi. Pensate voi, me l'ha fatta a 17 anni, io ce n'ho 51, Seri Jacopi, in via Donnini, e in via Donnini, sempre lui che faceva parte di questa ignobile commissione, mi ha espulso. Quindi, un partito che, dove il segretario, invece di mettersi al servizio di una comunità, giusto? Pensa solo alla propria carriera personale, è un partito, anche lì, è un partito che non va bene. È un partito con i segretari che non vanno bene, perché prima di lui c'è Garufo, oggi c'è lui. Io spero che, e questo ci tengo a dirlo, il prossimo segretario o segretaria, o forse è già finita la passione per le donne nel PD. Il prossimo segretario del PD, non vedrò l'ora di confrontarmi con lui, anche perché li conosco tutti i suoi soliti da 40 anni, quindi voglio dire, non ci saranno sorprese, anche quello io conosco tutti, tutti anche i 200 iscritti. Poi sono diventati 700 in 15 giorni, però durante il congresso, però i 200 li conosco tutti. Il prossimo segretario del PD, io mi auguro che sia un segretario che si metterà a disposizione comunque di una comunità, perché l'elettore del PD va rispettato, al netto che ogni tanto, che ci sia Berlinguer o Mirabelli è la stessa cosa, però è un elettore che dice comunque sia, noi ci siamo e abbiamo deciso che ci sarà sempre questo 20% di sinistra. Io l'elettore del PD è un elettore che rispetto molto, il PD lo sento a casa mia. Io mi auguro che il prossimo segretario lavori per la città, lavori per crescere il partito e non lavori per se stesso per fare poi l'assessore. Questo è un momento che ci responsabilizza perché vedere anche organi di stampa e persone comunque sia importanti per la storia di Livorno è sicuramente sempre un piacere. Soprattutto voglio ringraziare Pasquale che durante questa campagna elettorale a cui ero la mia prima esperienza è stato un abilissimo corteggiatore e soprattutto con le sue arti di oratoria mi ha fatto un pochino appassionare a questo mondo della politica e chiaramente alla lungimiranza di tutti i progetti o situazioni che si possano venire a fare. Ora vedete, io sono uno psicologo, uno psicoterapeuta, sono una persona più o meno che nel mio settore, per lavoro ascolto, comunico, ho a che fare chiaramente con, sono un po' le orecchie di questa città. Probabilmente tante cose non le ho mai viste, non le vedo perché non mi sono mai andato ad informare direttamente sui problemi che questa città potesse effettivamente avere. Però mi rifaccio un po' a quello che è il termine generale che secondo me è andato a perdersi proprio del concetto della politica, ovvero polis e technè, ovvero competenze a favore della polis e della città e quindi della città-stato, intesa come era una volta. Quindi perdonatemi se ad oggi mi trovate vergine di tante piccole regole amministrative di cui io non conosco, però so fare delle cose, ho delle competenze e voglio mettere queste competenze al fine di poter fare meglio, perché parto dal presupposto che confronto, questa associazione, porti un valore aggiunto, ovvero è proprio dal confronto che nascono le idee. Ad oggi le persone con tutta questa dispersione alle urne che c'è stata nell'ultima campagna elettorale, mostra sfiducia. La sfiducia non porta mai un confronto, la sfiducia porta a arroccarsi sulle proprie posizioni. Non c'è mai un valore aggiunto.
Quando siamo arroccati sulle proprie posizioni nasce l'ottusità, nasce la frustrazione, nasce la voglia di avere ragione. E da lì nasce il litigio, quando in realtà è proprio dal confronto, è proprio dalle competenze, è proprio dall'unione, proprio anche dal coraggio alle volte di cambiare le idee e di fare un passo indietro che si può creare effettivamente qualcosa di bello. E questa, secondo me, è la più grossa forma di altruismo che noi, che le persone competenti possano veramente apportare a Livorno. Io mi sono stancato fondamentalmente di sentire sempre i soliti discorsi in cui questa campagna elettorale mi ha proprio ammorbato, ovvero critiche su critiche, una sorta di Far West dove tutti i candidati si sparavano uno sull'altro. Non c'era un confronto, cioè io voglio avere ragione, questo per me è una oggettivamente follia. Mi sono stancato di sentire che Livorno è una città che può fare tutto, che ha un potenziale enorme. Sì, ma qual è questo potenziale? Ci sono sempre le stesse cose, realizziamolo questo potenziale. Ci sono tante cose che dal mio punto di vista purtroppo non vanno. Ho sentito parlare di università, ho sentito Sentito settore parlare. manifatturiero, ho sentito parlare di cementificazione, ho sentito parlare di tutti i temi di cui mi scuso, io ignoro. Però ciò che vedo effettivamente è che se i numeri mi dicono che effettivamente c'è tutta questa dispersione, abbiamo perso tutta la fiducia e quando il 50% della popolazione abbandona le urne, vuol dire che mi va bene così. Purtroppo non rispondere a una chiamata alle armi sicuramente non porta un giovamento e alle volte bisogna anche metterci un pochino la faccia e quindi io ci metto la mia. Grazie. Col quale abbiamo condiviso attivamente questi ultimi 6 mesi circa, diciamo da fine 2023 all'inizio 2024, ci siamo trovati e ritrovati in qualche modo iniziando già a maturare quell'idea di riportare in vita confronto. E in questi mesi abbiamo lavorato per questo. Quindi questa riapertura, questa rinascita, chiamatela come volete, è la risposta a tutti coloro che pensavano che io, Pasquale, Enrico, durante la campagna elettorale fossimo a fare casino, perché il nostro obiettivo era in qualche modo far perdere l'amministrazione di allora, che purtroppo per noi è quella anche attuale. Noi, nessuno di noi fondamentalmente vuole e voleva il male di Livorno. Noi siamo livornesi. E siamo qua perché vogliamo il meglio per la nostra città. Quando abbiamo anche in qualche modo, quando siamo anche intervenuti in maniera polemica, distruttiva sull'operato dell'amministrazione, lo abbiamo fatto in qualche modo per sensibilizzare l'amministrazione stessa, che ha sempre in questi anni rifiutato il dialogo. Non a caso, non sarebbero nati altrimenti tutti i comitati che sono sorti in questi ultimi 3-4 anni a Livorno. C'è un comitato praticamente per ogni operazione passata in testa a questa amministrazione. Noi non è che siamo a priori contro il rifacimento della Via Grande, contro il nuovo ospedale, contro il Cubone. Noi siamo contrari ai metodi con i quali questa amministrazione vuole imporre queste operazioni. La Via Grande poteva essere fatta diversamente, con una spesa assolutamente più contenuta. L'ospedale poteva essere fatto diversamente e speriamo che ancora ci siano i margini per farlo diversamente, perché abbiamo una meravigliosa struttura che ben sappiamo che può essere recuperata e può essere riutilizzata a pieno regime per essere il nostro vero ospedale, non quel ospedalino, come ben sappiamo, che la Regione Toscana, la ASL e il Comune stanno mettendosi in testa di imporre, sacrificando anche metà del parco Pertini. Non siamo contrari al cosiddetto Cubone. Il Cubone era sufficiente spostarlo di 150 metri, dove esisteva un'area cementificata e dove poteva essere benissimo traslato. Ora, Possibile. possibile che questa amministrazione abbia rifiutato sistematicamente il dialogo, non un dialogo che in questi casi è stato distruttivo, era un dialogo costruttivo. Non era il non facciamolo, era il facciamolo diversamente. Troviamo un punto di accordo, troviamo una mediazione. No, parola mia, parola di re.
noi abbiamo deciso così e così si fa. Voi siete sudditi anche se ci avete votato, siete sudditi anche se noi abbiamo promesso qualcos'altro, perché vi ricorderete tutti presenti che 5 anni fa questa amministrazione fece la campagna elettorale sulla salvaguardia delle palladiane della Via Grande. Esatto. Vi ricordate bene che questa amministrazione 5 anni fa e adesso ha rivinto col sostegno dei Verdi, e questo è il partito del cemento, nessuno può negarlo, il cemento che ride, il Cubone è l'esempio plastico, come pure lo nuovo ospedale, sono l'esempio plastico di come si interpreti l'utilizzo del suolo in questa città e in questo comune. Quindi noi non è che fondamentalmente siamo a priori contro tutto, noi siamo contro al metodo col quale questa amministrazione sta intervenendo nella nostra città, e sarebbe nostro auspicio giungere a un dialogo con l'amministrazione e a una sensibilizzazione ulteriore dei cittadini che pensavamo, io sicuramente lo pensavo, lo pensava Elisa, lo pensava Enrico quando abbiamo deciso di sostenere la candidatura di Alessandro, pensavamo in qualche modo di poter, con la nostra presenza, col nostro operato, con la nostra faccia, sensibilizzare in qualche modo, in particolare coloro che non avevano votato nel 2019. Ci siamo resi conto che evidentemente non siamo stati in grado di smuovere le coscienze. Ci siamo resi conto che questa tornata elettorale ha avuto un risultato inaspettato, impensabile. Fare qualcosa, cioè sono i Verdi, se ti immagini avranno la delega all'ospedale, forse anche a fare i giardinieri, giusto? Hanno la delega ai giovani. E naturalmente, perché le cose vanno fatte per bene, ci metti chiaramente un bravissimo uomo che da 30 anni vive a Firenze e che ha 54 anni, quindi anche più vecchio di questo tavolo. Cioè, quindi voglio dire, anche qui, detto con la battuta, non è la politica che ci piace. Io mi sarei immaginato, perché poi capiamoci bene, io personalmente, più che loro, Elisa, staremo sul collo anche ai consiglieri comunali del PD. Un PD oggi che nel suo, cioè infatti l'augurio al prossimo segretario, e quindi non sono né ironico né prendo in giro, possa far tornare un po' di dignità in quel partito, perché oggi il partito ha il record negativo di consiglieri in consiglio comunale da quando esiste il partito. Ne ha solo 14. E vantandosi di, questo lo dico guardando soprattutto Angelica e altri, che un consiglio comunale di giovani, che quindi per i vecchi volponi è il lupo in mezzo alle pecore, fondamentalmente, io ti voglio dire, fai una giunta, hai delle infam prodige, tipo Mia Diop, col quale io ho avuto molti scontri nel Partito Democratico sul suo fai la giovane, e prendi la politica giovanile e la dai a questo signore, questo validissimo persona che sarà brava, vedremo, però insomma politica ai giovani la dai uno che da 30 anni vive a Firenze e ha 54 anni. Cioè io, anche i consiglieri comunali dovranno galoppare tanto, proprio mettersi al galoppo, essere bravi, perché una cosa è certa, gli sconti si fanno al supermercato, Luca Balestri, non si fanno in politica, soprattutto perché la politica vuol dire amministrare soldi pubblici, quindi gli sconti con soldi pubblici non si fanno a chi vuole qualcosa di diverso. Quindi ma questo ci tenevo, perché comunque anche l'analisi sulla formazione del consiglio comunale, sarà un consiglio comunale anche qui atipico e diverso, per i nostri figli, tanti di noi ce l'hanno, per vedere una Livorno che tra 20 anni magari sarà un po' più elevata in tutti i sensi. Basta. Grazie Enrico, le sedie opportune, è il mastio di Matilde, quindi un simbolo importante della nostra fortezza. E della nostra... Era già il simbolo dell'associazione del 2006 quando venne fondata da Colamberti. Con me abbiamo in qualche modo reinterpretato la chiave più contemporanea. Sì, però sì. Ritornando a